video, nuova location, è un video un po' diverso dal solito perché appunto non tratterò di bellezza, ma andrò ad aprire in occasione della Pasqua tutti gli uovi che sono arrivati al mio bambino. Abbiamo uovi prevalentemente Kinder, tutta la linea Bimbo, e gli uovi che abbiamo sono 3 di Jurassic World, il gigante delle tartarughe ninja e 2 dei Minions, uno di Avengers e uno della Dolci Preziosi dei Pisamini. E infine uno piccolissimo di Jurassic World. Questo video è in collaborazione con mio figlio, che per ragioni di privacy non farò vedere, ma mostrerò in maniera molto parziale. E vi lascio il video e buona visione! Il primo uovo che andremo a scartare è questo mini di gran sorpresa di Jurassic World. Andiamo a tagliare la carta. Vediamo questa piccola pellicola che è qui. Apriamo la sorpresa. Ci sono due dinosauri! Praticamente sono le sorpresine dell'ovetto Kinder, ma con la differenza che ne escono due. Facciamo un po' assaggiare Manuel la cioccolata. Com'è, Manuel? Ecco le sorpresine montate. È praticamente un dinosauro con all'interno il suo scheletro. Come vi dicevo, ne escono due. Andiamo con il secondo uovo, questo è di Avengers. I vari pezzi sarebbe il personaggio con uno spinner. Allora, ecco la seconda sorpresa, questo è Thor, potete vedere all'indirizzo di 15 cm, e questo qui è il suo spinner con all'interno di dischetti che si possono sparare tirando questo elemento. Adesso procediamo con l'apertura di questo uovo di Minions, non vedo l'ora perché sono i miei preferiti. Andiamo subito. Pronto, Manuel? Martellato al centro. Ancora? Sono terrorizzata per le mie mani. Ancora? Al centro, sopra. Perfetto, andiamo all'apertura. Vediamo un po' cosa è uscito di Minions. Kevin! Ecco tutti i pezzetti. Adesso lo andiamo subito a montare. Questa lavagnetta magica che, girando la livelletta dietro, si viene cancellato il messaggio. Andiamo con l'altro, sempre dei Minions. Le mani, vai. Ok, adesso prendo un pochino. Ecco qui, vediamo un po'. Speriamo non sia uguale all'altro. Questo lo sento molto più pieno. Guarda, quello con la macchina, che fortuna! Era proprio quello che aspettavamo. Ve lo montiamo.
fermiamo in un istante e ve lo mostriamo. Eccolo qui, montato sulla macchinetta, stupendo, era proprio la sorpresa che speravamo di trovare. Adesso andiamo subito all'apertura di questi tre uovi di Jurassic World, come potete capire io abbastanza fissato con questi dinosauri. Ok, speriamo tanto di non trovare questo delle sorprese uguali, visto che comunque ne abbiamo un numero considerevole. Proviamo a riprodurre un uovo di dinosauro. Vediamo cosa c'è dentro. È durissimo, cioè che è un sacco pieno. Eccolo, il triceratopo come il suo amichetto. Wow, questo è molto carino. Lo montiamo e siamo in un attimo da voi. Ecco il modellino triceratopo, è molto carino. Questa pedana che volendo si stacca e il pupazzetto può stare anche benissimo in piedi per giocarci. Secondo uovo di Jurassic World. Speriamo che la sorpresa non sia identica, lo sento già diverso sulle mani, quindi presumo che non ci sia lo stesso dinosauro. Sì, perché sono molto compresse le sorprese. Eccolo, no, uguale, mannaggia. Allora questa non la stiamo più a montare per niente, passiamo subito al terzo uovo. Ultimo uovo di Jurassic World, speriamo almeno questo abbia un dinosauro vincente. La tappa ninja che è qui. Apriamo. Vediamo un po'. Michelangelo! Ma sei un bambino fortunatissimo! È proprio Michelangelo con tanto di arma. Lo montiamo e siamo subito da voi. Ecco con voi Michelangelo. Come pensavo, infatti la tartaruga è molto grande e ha questo meccanismo che si tira dentro la gamba dal calcio. Veramente molto carino, sono contenta perché la scuola della sorpresa che ha fatto. Ultimo uovo, dopodiché è proprio tutto per oggi. Pensa una cosa.
cos'è questo cioccolato? Dici un po', qual è la sorpresa che ti è piaciuta più di tutti? Emanuele? Michelangelo. E queste sono le cuffiette per ascoltare la musica dei Pisamini. Per oggi è veramente tutto. Io vi saluto e vi invito a iscrivervi se ancora non avete fatto. Lasciate un like se il video vi è piaciuto. E ci vediamo la settimana prossima con un nuovissimo video. Baci!